ovviamente avendolo espulso noi abbiamo già dato un chiaro indirizzo su quello che è stato l'atteggiamento del senatore Petrocelli. È stallo in Senato. Ma è uno stalla, è quello più che uno stallo. Io credo che più giusto sarebbe che il presidente facesse un esame autonomo della situazione e decidesse per tutti. Il presidente della Commissione Esteri, Vito Petrocelli, in via d'espulsione dal Movimento 5 Stelle per le sue chiare simpatie putiniane, non vuole dimettersi, non vuole smuoversi dalla sua poltrona. Io resto qui. Questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Vito Petrocelli augura buona liberazione con la Z maiuscola, ricordando la Z, simbolo degli invasori russi in Ucraina. C'è una situazione incresciosa, voglio dire, è evidente che il presidente Petrocelli ha posizioni, diciamo, molto distanti dalla maggioranza che lo ha eletto e dal nostro governo, quindi dovrebbe essere conseguente e prenderne atto e dare dimissioni. La rabbia la capisco, ma affidarsi a Petrocelli, a Grillo, al Blog, questo produce uno sconsiderato, si può dire sconsiderato, alla presidenza della Commissione Esteri. Siamo sotto la sede del Movimento 5 Stelle, stiamo aspettando, il Movimento è riunito un po' online e un po' in presenza, qui c'è Conte, da 4 ore e mezza sono riuniti per discutere di armi, Ucraina, ma anche del caso Petrocelli. Mentre io aspettavo. Sì, volevamo sapere quando scende Conte, che sono 6 ore che stiamo aspettando. Grazie. Avete parlato anche di Vito Petrocelli? Abbiamo parlato anche di Vito Petrocelli, abbiamo confermato, c'è una riunione dell'assemblea del gruppo Senato, ci sarà una modifica del regolamento, questo consentirà anche l'espulsione dal gruppo del senatore Petrocelli e ovviamente io ho chiesto anche conferma di un mandato per deferirlo al Collegio dei Propri Viri per l'espulsione del movimento intero. No, non restare più qui. Petrocelli non è in Senato oggi, quindi proviamo a chiamarlo. E niente, il presidente Petrocelli non ci risponde. Visto che è anche in Commissione Esteri, okay, come si esce dalla situazione Petrocelli? Con le dimissioni di tutti i membri della Commissione? Non fatemi entrare nel merito delle beghe dei 5 Stelle, dai, con tutta la buona volontà. Però è anche una Commissione di cui lei fa parte, no? Rileggere i precedenti per trovare una soluzione. Questa è la proposta dei Fratelli d'Italia che fa riferimento soprattutto al caso del 2009. Riccardo Villari, che era presidente della Commissione di Vigilanza Rai e non voleva dimettersi, anche se le forze politiche volevano le sue dimissioni, alla fine si dimisero tutti i membri della Commissione e i presidenti delle Camere ne presero atto. Presidente del Senato all'epoca era Renato Schifani. In questo caso purtroppo non è così, perché sono indicati dai gruppi componenti, quindi proceduralmente non si può fare. E cosa bisognerebbe fare? Disertare la commissione.